Nicoletta Luppi, vicepresidente e amministratore delegato MSD Italia. Che cosa significa per MSD Italia una salute sostenibile? Per noi una salute sostenibile è una salute che debba coniugare più aspetti all'interno di quello che deve essere valore per la salute di tutti. Il primo aspetto è che ci sia l'innovazione, ovvero ci sia una continua ricerca che possa dare oggi e domani risposte a quelli che sono i bisogni tuttora inevasi della sanità pubblica italiana e mondiale. Poi il secondo aspetto è quello che insieme all'innovazione si vada a contemplare quello che è il valore della terapia stessa o della prevenzione, perché per noi salute vuol dire non soltanto cura ma anche la prevenzione della malattia, all'interno di quello che è tutta la filiera del sistema della salute sul percorso di prevenzione, di cura e di assistenza del paziente. Quindi la valutazione di quello che è l'impatto dell'innovazione tecnologica su tutta la filiera, tutto il percorso di cura, includendo quindi non soltanto i costi diretti ma anche i costi indiretti e anche i costi assistenziali, perché quando si parla di innovazione bisogna tener conto di quello che è il valore scientifico, del valore economico ma anche del valore sociale. E poi c'è l'aspetto della sostenibilità, per cui bisogna andare a generare valore non solo perché l'innovazione tecnologica che viene prodotta non deve fare saltare i sistemi, ma anzi li deve rendere ancora più virtuosi in un contesto in cui al centro di tutto il percorso della collaborazione pubblico-privato che deve necessariamente esserci, ci deve essere il paziente, il cittadino, la persona. E tutto questo ha anche il ruolo e l'impatto delle donne nella ricerca scientifica? Il ruolo delle donne nella ricerca è straordinario ed ha diversi aspetti. Il primo, come primum movens, per definire quello che deve essere il percorso di prevenzione o di cura migliore possibile. Poi la presenza femminile nella ricerca, che è molto importante. Noi all'interno della nostra azienda attualmente abbiamo circa 12.000 ricercatori, la metà è quasi donne, e nell'ambito di questa ricerca molto al femminile c'è anche un contesto non soltanto di chi fa la ricerca ma anche l'oggetto della ricerca. Bisogna sapere continuare a studiare anche all'interno dell'universo femminile, perché l'impatto di un'innovazione tecnologica deve poter tener conto di diversi impatti, diverse esigenze, sicuramente anche quelle di genere oltre che di razza, perché chiaramente alcuni farmaci risentono della diversa caratterizzazione dal punto di vista del DNA. È la prima volta a San Patrignano per lei? No, io sono un abitué di San Patrignano. Questa è una comunità che noi come MSD Italia adoriamo. Saremo qui la prossima settimana per una riunione, per un lancio di un nostro nuovo prodotto. Saremo qui all'inizio del mese di giugno, di nuovo insieme ai nostri dipendenti per un altro evento importante per la nostra organizzazione. Siamo presenti ogni Natale perché ci piace fare i regali solidali e quindi noi acquistiamo per tutti i nostri dipendenti i regali dalla comunità di San Patrignano, quindi noi abbiamo un cuore grande così per la comunità di San Patrignano. Ecco, quindi ovvio che non è la prima volta che venite a San Patrignano. Che cosa lascia ogni volta questa comunità, questa realtà? Lascia un cuore più grande. Lascia la sensazione di, prima di tutto, di un dovere che dobbiamo avere tutti quanti noi, chi ha deve restituire, ma in realtà quello che restituiamo è la minima parte rispetto a quello che riceviamo. Capiamo che possiamo fare di più e, come dicevo prima sul palco, per me l'unico modo per dare più vita alla vita è quello di farlo insieme, quindi darci una mano gli uni gli altri. Ognuno di noi in qualsiasi momento della propria vita può avere bisogno. L'importante è sempre trovare chi ce ne può dare, aiutare a colmare quel vuoto e poi a nostra volta lo dovremo restituire. Quindi quello che ci portiamo a casa è sempre molto di più di quello che abbiamo dato.